Emozionata per questo primo giorno di scuola? Sì. E contenta di rivedere i tuoi amichetti? Sì, molto. È cominciata così la prima settimana di scuola per tanti piccoli alunni, fra la gioia di salutare i compagni e la nostalgia per le vacanze finite. Prima di tutto io sono molto felice di aver vinto questo zaino nella tazza di cereali, ma non sono felice che ricomincia la scuola. Un nuovo anno scolastico a cui il Premier Renzi e i suoi ministri hanno voluto dare un significato particolare, visitando diversi istituti sparsi in tutta Italia. In questo modo, nonostante qualche contestazione, il governo ha voluto dimostrare il suo impegno per la riforma della scuola, le cui linee guida sono state presentate a inizio settembre. Punti chiave: assumere 150.000 insegnanti precari, valutare i docenti sulla base della meritocrazia, garantire la digitalizzazione di un numero sempre maggiore di istituti, integrare i programmi con più ore di arte, musica, informatica e lingue straniere. È appena partita inoltre la consultazione online voluta dall'esecutivo per raccogliere suggerimenti e critiche dei cittadini. Molta carne al fuoco, insomma, ma poche certezze sulle coperture economiche e sui tempi di realizzazione. La riforma dovrebbe partire l'anno prossimo, ma non tutti hanno fiducia in un reale cambiamento. Cosa cambierei? Prima cosa, darei molti più finanziamenti per le scuole, perché comunque i giovani sono il futuro. Tutti dicono così, ma nessuno mette in atto questa riforma, quindi... Il piano del governo punta anche a destinare maggiori risorse all'edilizia scolastica, tradizionale punto debole del sistema italiano, per evitare il sovraffollamento delle classi e la poca sicurezza di molti edifici. Infine la promessa di calmierare le spese destinate all'acquisto dei libri. In attesa dei fatti, gli studenti e le famiglie si arrangiano con gli acquisti online e con i vecchi, insostituibili, mercatini dell'usato.